Si è svolto oggi, nel tardo pomeriggio, un incontro con i responsabili del kitesurf Alto Gardesano. Vediamo il servizio. Siamo qui con Giovanni Poli, presidente del Circolo CAI Alto Garda. Si può spiegare in breve la situazione attuale e cosa chiedete di diverso? Sì, noi abbiamo chiesto qua adesso questa primavera di ampliare lo spazio acqua di navigazione per il kite alla metà del lago Trentino che abbiamo qua a destra. Ci è arrivata un'ulteriore risposta negativa dall'ispettorato di porto che dice che noi l'abbiamo chiesta dopo le 17 la sera e l'ispettorato di porto di nuovo ci ha negato questa possibilità dicendo che il lago Trentino dopo le 17 è ancora occupato dagli altri utenti del lago, da windsurf, e regate veliche e quant'altro. Come potete vedere il lago è deserto, sono le 17.45 circa, avete visto c'è ancora aria per noi sufficiente, col surf non si va più, ci sono qui 13, 14, 15 nodi che per noi sono il massimo, un'area così fai fatica a trovarla in tantissimi spot d'Italia, però purtroppo per l'ennesima volta l'ispettore di porto manda questa lettera dove che dice che non c'è la possibilità di farlo perché non c'è posto. Questo adesso ci ha veramente stancato, questo modo di operare, che ci vogliamo rivolgere adesso alla classe politica dicendo basta, adesso vogliamo sederci ad un tavolo di lavoro e veramente chiedere adesso dove possiamo arrivare, quanto ci possono dare, ma non vietare questo sport che è un continuo crescendo. Al lago d'Idro ci sono 800 iscritti in un posto dove che si sognano questo vento che abbiamo qui adesso. Noi abbiamo vento da nord, vento da sud e lo sfruttiamo nei limiti che possiamo, ma adesso basta, ci siamo stufati di rimanere ai margini, di prendere le briciole della torta, vogliamo qualcosa anche noi. È importante, innanzitutto è importante essere venuti qua e anche vedere, no? Dal punto di vista dei fatti la situazione. Secondo, credo che bisogna fermarsi, fare dei ragionamenti, non proporre soluzioni azzardate né per l'una né per l'altra. Credo che tutte queste situazioni vadano governate, perché questo è il compito di chi fa politica, ma anche soprattutto di chi governa. Lancio un'idea, ma andiamo a vedere come nella regione Lombardia, nella regione Veneto, questi sport convivono tranquillamente senza avere problematicità. Ecco, probabilmente andremo a prendere qualche spunto e cercheremo di proporre quelle soluzioni che diano, come dire, la soddisfazione ai tutti i tipi di sport, perché non è uno sport pericoloso, stiamo parlando sicuramente non di esclusiva dell'utilizzo della parte trentina del lago, ma cerchiamo di convivere con i vari sport e con le varie esigenze. Siamo qui con l'onorevole Mauro Ottobre, che già in passato si era interessato alla situazione del kitesurf in Alto Garda. Adesso cosa chiedete, cosa intendete fare per questo sport? L'iniziativa di oggi era verificare con i propri occhi la situazione reale. Abbiamo verificato che quelli del kitesurf non creano problemi, anche rispetto degli altri sport, quali la vela o i centri velici, quindi credo che sia arrivato il momento di agevolare questo tipo di sport in qualche maniera e non dire sempre no, perché la provincia in questi casi dice sempre no. Quindi nel rispetto di tutte le altre attività di sport credo che sia anche un'offerta maggiore per il nostro turismo allargare questo tipo di sport. Insomma, lago d'Idro, dicevamo prima, sono 800 iscritti che qua non vengono. Questo è un problema per noi.